indagini archeologiche della sovrintendenza non hanno riguardato esclusivamente il sito dell'antica città di Castro Trentinum, ma nei primi anni 2000 si sono concentrate anche sul colle di Marzio, un colle che domina l'ultimo tratto del fiume Tronto. Qui già negli anni 60 erano state individuate una serie di strutture riferibili a un abitato riconducibile alla fine dell'età del bronzo, prima età del ferro. Siamo intorno al primo millennio avanti Cristo. Queste indagini sono state riprese nel 2003-2004 e hanno confermato la presenza di un abitato protostorico. Quando si scava un abitato di questo tipo, le tracce sono molto labili, sono molto difficili da interpretare per gli archeologi, perché un abitato fatto di capanne, come questa riprodotta in questa ricostruzione, sono un abitato fatto di capanne in materiale deperibile, come il legno, che quindi non si conserva. Quello che trovano gli archeologi sul terreno sono le tracce in negativo lasciate da queste abitazioni. Nello specifico, lo vediamo in questa immagine, queste buche, che sono chiamate dagli archeologi buche di palo, non sono altro che il segno nel terreno di dove erano infissi i pali che sostenevano le capanne. Quindi dall'allineamento dei pali è possibile ricostruire la grandezza e il numero delle capanne.